I miei sono già a tavola. Saranno in pena. Non hai mai pensato, Giovanna, che i tuoi per una volta possano stare benissimo in pena e non romperci puntualmente le scatole con la loro puntualità? Sono fatti così. Peggio per loro. E allora perché non ci sposiamo? Due persone che si amano sono sposate. Spostati su. Adesso poi che diventerai assessore? Già, divento ricco. Lo sai che un assessore guadagna 68.000 lire al mese? I soldi sono una scusa. Sono una realtà, questo è tuo. Camillo non l'ha invitato, oggi non vuole pubblico. Ciao. 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 Ya? Ya, oh, ya. Ya? Ya. Certamente la necessità di una presenza politica quotidiana, accompagnata da una precocità intellettuale che a buon diritto pretende da noi prestazioni superiori alla media, ci hanno distratto da un problema che tanto più si aggraverà quanto più continueremo a rimandarlo. Il problema sessuale. Intendo per rapporto sessuale completo un rapporto coitale non interruptus, in posizione orizzontale, nella totale distensione del corpo secondo la sua lunghezza, con la partecipazione attiva e consapevole di ambedue i contraenti. Sogno son desto. Abbiamo escluso a priori la possibilità di sperimentarci su una prostituta. Primo, perché dovendo agire necessariamente allo scoperto in luogo pubblico, le leggi borghesi potrebbero diffamare il nostro movimento. Non disturbare. Secondo, perché rischieremmo di contrarre delle infezioni venere che potrebbero indebolire con le loro conseguenze le nostre già esigue file. Rospo, se non stai attento, non continuo più. Sarebbe molto meglio. Un amico assolutamente riservato conosce una ragazza di nome Giuliana dalle disponibilità amatorie a suo dire inesauribili. Ella sarebbe colta durante l'amplesso da una specie di invereconda estasi o ipnosi così totale che il suo partner potrebbe venire sostituito senza che lei nemmeno se ne accorga. Quale migliore palestra per noi? È figlia di operai, mansueta e riservata. Certamente sarebbe preferibile la ragazza borghese, per violentare in lei soprattutto la classe a cui appartiene. Ma dal momento che tale ragazza non entra mai per buona educazione in uno stato ipnotico, e quando si lascia sfilare le mutande lo fa a ragion veduta, ci conviene prima farci le ossa su detta Giuliana. D'altronde, se Giuliana è di estrazione proletaria, potenzialmente è già una piccola borghese. Non dimentichiamoci, infatti, che, come dice il presidente Mao, la classe contadina è la sola classe rivoluzionaria. Oh, basta, eh! Ma stiamo mica giocando! Tanto ritorna. Però potevi anche lasciarlo parlare. In fondo è sempre una cosa d'alto livello. E chi se ne frega? Non mi direi che non è ben scritto. A parte il fatto che prima di fare una proposta del genere devi almeno informarti se chi ti ascolta ha i tuoi stessi problemi. Dio mio. Perché mi hai abbandonato? Professore, ci sono due persone che la desiderano. Niente, non mi svegliare. Non mi dare il colpo di grazia. Forse vorranno Elena. No, vogliono proprio lei. Io non mi già non te le ricordi. Sono di campagna? No. Hanno un ombrello? No, non ce l'hanno.
Credi che sarà conveniente riceverli in vestaglia? No. Comunque tu chiedi a Elena se aspetta qualcuno. Intanto mi infilo calze e mutande, che sono una cosa che non si vede e non ci si pensa più. E faccio preparare il rogo sbattuto. Perché? Oggi si digiuna? Chi è? Permesso? Chi è? Dice suo fratello, si aspettava qualcuno. E mi svegli per questo? E me l'ha detto suo fratello di domandarglielo. E tu ancora ascolta tutte le boiate che dice quell'idiota di Vittorino? Di, sei impazzita! Ma non lo sai che la pressione è bassa, non posso svegliarmi così di soprassalto. Uno mi dice una cosa. Sì, svegliati. Tirati su. Sì, però te l'avevo detto che era meglio a casa mia. Quante cose mi hai detto che se tu ne avessi fatte soltanto la metà. Vai, vai. Su. Vai. La mia salvezza sarà la tua salvezza, la mia potenza. Giuliana, tu spezzerai i miei ceppi, cosicché la mia anima dilagherà come un fiume a cui tu potrai abbeverarti. Via! Elena, posso darmi una lavata? Non puoi darti niente. Vai via che è tardi. Vai via che ti vedono. Vai via. E attento. Buongiorno. Buongiorno. Siamo a Traborsotti. Piacere. Alfieri Bernardi Ferramenti. Piacere. Ci scusi, professore, dell'ora inopportuna. Prego, prego. Accomodiamoci nello studio. Prego. Grazie. Grazie. Beh, come sta Giovanna? Perché io sto bene. Si vede, come mai? Mi presento con i socialisti alle prossime amministrative. Mi hanno promesso l'assessorato alla pubblica istruzione. Anzi, garantito. Devo accettarlo, eh? Beh. C'è posta per te. Grazie. Me ne dai un cucchiaio? Quando torni in collegio? Domani. Devi accompagnare tu e non lo sai? Scusa, sono nelle nuvole. Beh, senti, io ho freddo. Se lo vuoi, io me ne faccio fare un altro. Sia frugal e ricco il pasto. Ogni mensa abbia i suoi doni. E il tesoro, negato al fasto di superbi imbandigioni, scorra amico all'umil tetto. Faccio il desco, poveretto, più ridente oggi a parir. Oh! Ciao, Vittorio. Scusa, sai, ci siamo addormentati e... Dai, dai, sbrigati prima che arrivi Camillo. Abbi pazienza, eh. Buon appetito. Grazie. Non potevate andare in albergo, Camillo, potrebbe avere uno shock. E perché spendere per un albergo se abbiamo una casa e nessuno ce lo proibisce? Te lo proibisco io? Tu non conti. Senti, Elena, tu sarai furba quanto vuoi, ma certamente non capisci che a 17 anni si può essere marxisti-leninisti, ma si pretende dalla propria sorella che non si faccia sbattere. Cosa vuoi? Ci siamo passati tutti. Il mondo può andare a rotto di collo, ma la sorella non si tocca. Che non ti scappi dentro. Al volo! Attenta al servizio. C'è qualche novità? Perché? Di che genere? Questa mattina. Telefoni pure. Ho finito. Per cortesia, può prendermi l'album delle mie fotografie? Pronto. Carlo, c'è il geometra. Glielo dici tu o glielo dico io? Pari o dispari? Pari. Bim, bum, pa. Scusate, eh? Pronto? Ah, buongiorno. Vorrei parlare con ragionier Carini. Dica, dica, sono io. Ah, è lei? Buongiorno. Io sono il professor Gordini. Ecco, due parole. Lei certamente saprà della candidatura che mi è stata offerta dal vostro partito. Ecco, perché avrei preteso, dal momento che non ho una grande dimestichezza con la politica attiva,
di avere a disposizione un piccolo staff, o almeno un assistente. Una specie di manager, insomma, che sappia organizzarmi la campagna elettorale. Ora, il geometra Borsotti mi avrebbe appunto fatto il suo nome. Le dispiacerebbe richiamarmi fra mezz'ora? Oppure la chiamo io? Sì. D'accordo. Sì, va bene. Arrivederla. Grazie, d'accordo, d'accordo. Arrivederla. Via qua. Aspetti, aspetti che l'aiuto. Quello in basso. Grazie. Giovanna. Giovanna, è contenta lei se diventa assessore? Non mi fa né caldo né freddo. Cos'è, Giovanna? Non credo di aver detto nulla che abbia potuto offenderla. Non l'ho detto. L'ho urtata. Giovanna, non pianga. Non pianga. Se soltanto per un attimo potessi dimenticare questo mio esasperato autocontrollo. Questo è un manicomio, altro che balle. A Milano se ne fregano, tanto ci siamo noi a fargli da infermieri. Ma perché un finanziatore non può mica permettersi qualsiasi cosa. Come siamo arrivati in basso. Allora, perché mi hai chiamato? Te l'ho già detto che non voglio esserci. Prima di tutto, quando ti ordino qualcosa, tu devi ubbidire. Chiaro? E tu cosa vuoi? Come cosa voglio? Prendo due bottiglie. Te le prendo io, non ti preoccupare. Ma cos'è? Cos'è? È un segreto. Sono a casa mia. Lasciami in pace, non mi scocciare, per favore. Insomma, cos'è? E questo chi è? Senti, ne parliamo dopo. Lascia stare. Ma... Dai, dai. Vabbè, io mi ritiro. Dai, entra. Com'è? Dorme. Signorina Giuliana. Senti. Dopo di voi, naturalmente. Posso andarci anch'io? Ma non so. Chiedilo a Camillo. L'azione che mi accingo a compiere non è un abuso. Ora potrebbe anche sembrarle una comune squallida violenza a una minorenne incosciente. Ma del vantaggio che io riceverò, beneficerà in definitiva anche lei. La giusta causa che con questa sua buona disposizione sta favorendo favorirà nel tempo anche la classe a cui ella appartiene, aiutandola a prendere coscienza del proprio sfruttamento attraverso di me che l'aiuterò a prendere coscienza. Io che potrò farlo anche perché lei, in questo modo, mi sta aiutando a prendere coscienza. Mi intende? Anzi, mi spiego. Il circolo si chiude. Per piacere, spegni la luce. Scusa, vieni di là. Senti, ma dove mi vuoi portare? Vieni, vieni. Ma io non voglio star qui. Non è possibile, mi hanno vista. Ma no! Ma stacci, per favore. Ma è umiliante. Se ne frega. Chi è quello lì? Un compagno della provincia. Insomma, siamo in un casino qui? Via quel tuo amico, che non mi fa mica paura, sai. Ciao. Ciao. Non essere arrabbiata, che lo sono già io. Buona, buona. Ah. Io intanto faccio fare una passeggiatina al cane. Ma voi tornate presto, che qui fa freddo. Ah. Senti, mi raccomando, non spingerla, è nuova. Un altro schiavo del consumo.
È in rodaggio. La faremo uscire. Sta attento. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Lascia stare da qua. È scritto, non è tua. Dove vi porto? A sinistra. A destra. Stai attento che non ci passi. Vi, vuoi insegnarmi? Ma cos'è questo odore di vernice? Ragazzi, non voglio guai. Dovevate dirmelo prima e vi avrei lasciato la macchina. Perché? Hai paura? Ma che paura è paura? È che pretendo di sapere dove stiamo andando. Non sono il vostro autista. Fermati davanti al Partito Socialista. Attenzione alla macchina, la mano! Si è fermato. Se n'è andato. Senti, io me ne vado. Un attimo solo, c'è il motore acceso. Sì, cosa aspetto? Vieni, vieni a vedere il tuo padroncino che bei servizi ci fa. Io me ne vado. Oh! Sta arrivando qualcuno. Ehi, ragazzi! C'è un metronotte, cosa facciamo? Stiamo calmi, calmi. È proibito scrivere su questi muri. Ah sì? Ma guarda. Scrivete dove volete, ma non qui. E perché? Perché il Partito Socialista è un abbonato al servizio di vigilanza. Potete scrivere su quel muro là o su quell'altro, a me non interessa, ma non su questo muro. Sempre più interessante. Anzi, se non volete che vi denunci, dovete cancellare subito quello che avete scritto. E con che cosa? Con la lingua? A me non interessa. A lui non interessa. Favorisca i documenti. Se non la smette, favorisca qualcos'altro. Favorisca a seguirmi al commissariato. Favorisca, favorisca. Intervieni. In mutande? Ma le piace tanto fare il servo. Venga al commissariato a fare lo spiritoso. Questa è bella, Vittorini, il nostro candidato. Scusi, sa. Senta, lasci stare. Sono ragazzi, meglio conciliare. Vittorio, noi non conciliamo io un corno. Non posso conciliare, non do contravenzioni. E va bene, allora prenda, su. No, no, la prego. Non è ma se lo paga, mi dirai che abbiamo torto. Non pagarlo. Piantala. O prenderà paura e non li accetterà più. Li prenda, li tenga, su. No, non li voglio. Ma su, non scherziamo, non avanti. Posso. Ma non mi faccia ridere, non li tenga, posso. Su, avanti. No. No, guardi. Andiamo al commissariato. Guardi l'avviso, buon uomo, che lei li aveva già presi. Mi dispiace. E questo rimbambito serve meglio di me. Lei li aveva già presi in mano, è come se li avesse accettati, non ci sono sani. Guardi che io li ho restituiti. Non importa che me li abbia restituiti, importa soltanto per la legge che lei li abbia presi. E poi guardi, io ho qui tre testimoni che deporranno senz'altro in mio favore. Quindi il meno che può capitarle è di prendere il posto. Ma io non li ho presi. Non li ho presi. Andrà sotto processo, avanti, li prenda, su. E va bene. Ecco, li raddoppio. Li tenga, su, avanti, ma vuol capirlo che questi soldi sono suoi? Ma io non li voglio! Non li vuole, li ha già in tasca! Ma come può non volerli se li ha già presi due volte in mano, due volte in tasca? Li ha presi o non li ha presi? Li ha presi! Vittorio, controlla. Qualcuno è in sezione. Filiamo! Botta via, è il corpo del reato! Ah sì, ma non abbiamo mica ammazzato nessuno. Rotto, non sei più un cane. Vittorio è laureato e io ragioniere. Ecco perché. La lista doveva crescere di tono, mancava un professore, un dotto. Andiamo, dai, che tardi. Così ho perduto la candidatura e l'assessorato a favore di un capitalista che servirà per tranquillizzare l'elettorato piccolo borghese. Aiutami. Una ragione in più per andarcene. Uffa, Giovanna, non ricominciamo con questi discorsi, eh? Vai, vai, vai tu! Se non avessi ancora capito, a me piace vivere in questa porca città.
Ed è qui che voglio restare, dove per tanti anni ho fatto meno del necessario. Voglio avere un giorno molto, molto di più del necessario. Più le subisco e più aumento le pretese. Non c'è bisogno che tu lo dica a me. E invece mi pare che ce ne sia proprio bisogno. Finora abbiamo giocato. Come se l'amore fosse qualcosa che può fare meno della nostra vita di tutti i giorni. Del nostro lavoro, dei nostri padroni, della nostra miserabile classe. Una gioia falsa, un entusiasmo falso. Voglio saltare in groppa, Giovanna, piantarla di reggere le staffe. Insomma, accetterai di lavorare per Vittorio Gordini. Per ora? Tu parli, parli, e poi quando si tratta di dire di no. Non ti preoccupare per me, Giovanna. Io so quello che voglio. Scusi, professore, potrei consultare la sintassi? Vai, fai pure. Beh, cosa vuoi? Scusi, professore, potrei consultare la sintassi? No. Però la Romanelli l'ha lasciata consultare. Gliel'ho fatta consultare, con ciò? Ma... Va, va al posto. Sì, perfetto. No, più che perfetto. Ma è impossibile. Non capisci niente. Sapete che a me non piace farmi sostituire dal bidello perché voglio credere al vostro senso di responsabilità. Facciamogli una sorpresa. Oh. Ucci, ucci, sento odor di Cristianucci. Ma che facciamo? Stiamo qui? Andiamo via. Stai zitto ormai. Ma io me ne vado. Sante, parla. Finisce sempre così. Buongiorno. Ciao. Gordini, ciao. Ti aspetto. Come siete venuti? Con tuo fratello. Dov'è? In segreteria a pagare la retta. Gordini, sei pronto? Subito, padre. Ci vado io. Se non diamo a Vittorio una lezione entro la settimana, ci dimenticheremo di tutto. Cosa hai, caro, da accusare? Accuso lei, prima di tutto. Se hai il candore di chiedermi chi io debba accusare. No, di che cosa ti accusi, voglio dire. È un riflessivo. L'accuso di non accusarla e mi scuso di questa accusa. Pur sempre l'accuso di non poterla accusare. Ho l'impressione che tu non sia ben disposto al sacramento. Sarei ben disposto ad essere disponibile se potessi disporre di una buona disposizione. Ma essendo mal disposto ad essere disponibile, ovviamente non ho alcuna disponibilità di buona disposizione. Gordini, c'è tuo fratello. Ciao, come stai? Crepa. E stai buono? Padre, mi sono ricordato che devo sostituire Ricciardi da padre Comotti. Va bene. Vado con lui. E chi ti ha detto di venire? Ti vuoi confessare? No, no. Togli le mani di tasca. Senti, io ti aspetto in sala di musica. Non voglio sentire le solite paternali. È l'ora di venire? Adesso mi avranno fregato il posto. Gioca, gioca a ping pong, che diventerai furbo. Buongiorno, padre. Gordini. Cosa c'è? Minestra in brodo e pollo. Come? Minestra in brodo e pollo. Ah,
Ora glielo preparo. Ma è vero quello che dice la Gazzetta, che tuo fratello si è messo con i socialisti? Socialistissimo! Hai bisogno di soldi? I soldi, i soldi. Credi sempre di aggiustare tutto con i soldi. Insomma, ne hai bisogno o non ne hai bisogno? Certo che ne ho bisogno, e li voglio, perché sono anche i miei. E chi lo nega? Camillo, vuoi piantarla con tutti questi atteggiamenti? Osi anche alzare la voce. Posso capire il tuo disappunto per la mia scelta politica. Tu avevi già fatto una scelta politica, che hai tradito per un piatto di lenticchie. No, Camillo, qui c'è sempre stato un grosso equivoco. La mia adesione al vostro gruppo è sempre stata molto particolare. Un'adesione affettuosa, familiare, paterno, oserei dire. Noi non abbiamo bisogno di papà Vittorio. No, no, non dicevo questo. E te ne accorgerai. Perché in realtà io sono sempre stato un progressista moderato. Laico, questo sì, un radicale, ecco. Beh, e quindi far parte di una lista socialista è perfettamente in linea con le mie idee. Non mangi altro? No, non mi sento. Padre, ci sono i pulcini di Maria. Buonasera, ragazzi. Buonasera, padre. E adesso da bravi cantiamo Raggio d'amor Parea. Su, da bravi, da bravi. Lasciami stare. Cose in cui credete, nelle quali in fondo bene o male credo anch'io, non si realizzeranno più. D'altronde, credere giusto una cosa ma non credere che sia realizzabile vuol dire non credere neppure che sia giusta. Dunque non ci credo. Ho bisogno di combinare qualcosa presto, subito. Qualcosa in gruppo, visto che da solo non sono mai riuscita a far niente. Crederò a quello che sto facendo. Mi viene un po' da ridere, ma continuo a farlo, dunque ci credo. Eppure, come qua, a desiderare un po' d'autorità senza per questo ledere i principi della libertà e della democrazia. Gordini! Hai visto, Gordini? Li ho contati. O meno di ieri. Facciamo presto. Buonanotte, ragazzi. Buonasera, padre. Vieni qui, Renato. Buonasera. Tu stonavi sempre. Senti che parla. Sì. Ciao, Giovannino. Ne ho una di rabarbaro, che schifo. Cretino, fatela cambiare. Mi dai una sigaretta? Calcio nel sedere. Buonanotte, ciao Fedele, ciao Leo. Quella è mia sorella.
Lei bada al patrimonio. Abbiamo tre poderi da queste parti. È bello. Sì, ma resterà nubile. Ha troppa paura che la sposino per i soldi. Naturalmente spero che ci sarà uno spiegamento di forze. Non vorrei che chiunque impunemente potesse tirarmi un sasso. Non c'è ragione, non è mai accaduto. In ogni caso in paese ci sarà un comando dei carabinieri. Lo sapranno che arriviamo. Siamo arrivati. Non scende? Non c'è nessuno. Dov'è il palco? E i carabinieri? Vede, professore, forse lei ha dato troppa importanza. Signor ragioniere, sono Gasparino, il figlio di Robiola. Ah, Robiola è il segretario di qui. Cosa vuoi? Ha detto mio babbo che siccome ieri pioveva, oggi deve finire di seminare, poi viene, che intanto ci sono io che vi aiuto. Ma noi non possiamo aspettarlo, abbiamo altri due comizi prima di mezzogiorno. Una presa in giro. Deve compatirli, professore, cosa vuole, sono ignoranti. Ma che ignoranza, ignoranza? Qui c'è mancanza di parola. Qui c'è del disprezzo, bello e buono, verso gli impegni che si sono presi. Non ci sono forze dell'ordine, non c'è rappresentante di partito, non c'è palco, non c'è pubblico. Se devo dire la verità... Eh no, si cominciano a scoprire gli altarini. Qui si usa che l'oratore prende in mano il microfono e comincia a parlare. Si fa il comizio per non essere da meno degli altri, ma non è più quello che porta voti. D'accordo, ma se non c'è pubblico non esiste neppure questa minima utilità. Lei incominci, poi vedrà che qualcuno viene. Niente affatto. Lo farò soltanto quando si saranno raccolte almeno una cinquantina di persone, ecco. E vuole che si raccolgano attorno ai sassi. Non crede a insegnare la vita a me, ragioniere. Io non sono il kamikaze del Partito Socialista e non voglio coprirmi di ridicolo. Ma quale ridicolo? Al massimo la ignorerà. E allora mi vuole spiegare cosa parla a fare? Ai mali del castello? Uffa, vieni con me, dai. Sì, era lontano, no? Sì. Il sole, c'è la sensibilità. Sei attento, no? Ma sto attento tu invece. Mi vieni sempre addosso. Eh sì. La memoria. Ma come fa quello lì con quel tavolo? Sarebbe, sai cosa, sarebbe di cambiare mestiere. Ci canti una canzone? Girate larga, andate a casa, andate a scuola, su. Saponette? No, grazie. Tre saponette e 100 lire. No, non mi interessano. Amico, bacio le mani, buongiorno. Non insiste, guarda, già il mio sapone. Che è un affare. Insomma, mi lasci in pace, eh? Parlerà su questa piazza il compagno professor Vittorio Gordini del Partito Socialista Unificato. Allora? Tutto qui? Ma sono quattro gatti. Facciamola finita, professore, andiamo, su. Andiamo un corno. Allora lo dica che se la fa addosso. Così se la fa. Ma... Venga qui. Venga qui. Saponette. Non le permetto di offendermi e di darmi degli ordini. Mamma mia, ma cosa vuole ancora? L'ho detto per incoraggiarla. Io di coraggio non da vendere. Allora lo dimostra. Saponette. Voltati, professore, che noi siamo da questa parte. Poi guarda il panorama. Pronto, pronto. Via, porca miseria, anche lui. Cominciamo. Tra pochi istanti parlerà su questa piazza il compagno professor Vittorio Gordini del Partito Socialista Unificato. Evviva! Nel quadro di quel piano di riforme economiche che
sono state programmate e già in parte... Buongiorno, Contessa. Buongiorno, Contessa. Per il Partito Socialista Unificato passerà ora... Il professor Vittorio Gordini, candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Prego, professore. Imbecille. Meglio essere brevi. Va, che comincia lui. Vedrà poi come dai voti. Fate che invento, voglio il vento. Grazie. Dai, dai, ragazzi, fuori, dai, 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 dai. Dai! No, ma non è mica suo! Da quando in qua si picchiano i bambini? Adesso ci penso io! Quel ragazzo merita anche di peggio! Socialista dei miei stivali! Non ha visto che siamo in questo qua! Adesso però cosa vuoi qua? Mettete a fare male i bambini adesso! Ti spacco la faccia! Non lo siete bisognato! Almeno 30 buoni! Signora Contessa, stanno picchiando suo fratello! Beh, ma cosa succede? Ma fanno sul serio! Oi, ma sarete mica matti! I nostri figli ce ne insegniamo noi a questo figlio! No, no, no! Vieni, non li che strappo, vieni! Vieni, facciamo la cartella! Tieni la cattua! Incidili, ma carlato. Presto, presto, che chiudo a chiave. Dov'è il telefono? Qui dietro. Ma guarda dove sono, capitano. Maledetti. Maledetti. Vittorio. Vieni fuori, vieni. Subito. Pronto, brigadiere? Ma se qui vuoi bere qualcosa? Sì, quello che vuoi. Certo, certo che vengo. Andiamo, ti chiamo noi la paga. Allora. Non ho paura di voi. Uscila, Vittorio, ne hai già fatte abbastanza. I soliti stalinisti che ci hanno provocato. Vieni, che ti conciamo noi. Andiamo a sistemare. Andiamo. Che se la ricorderà per un pezzo. Tu, soltanto una scocciatura, arrivederci. No, no, queste cose non le passo. Stia calmo, professore, stia calmo. Ma che calma, calma! Lei è la sorella del professore? Sì, molto carino. Piacere. Prende qualcosa? Certo, se non fosse stato per lei. Cosa vuole? Suo fratello manca un po' di esperienza. E poi è così nervoso. Ma... Ragioniere, ragioniere! Quanto ne devo penare per questa miseria d'assessorato che se soltanto l'avessi saputo, ma ne... Ragioniere! Ragioniere, guardi, quelle canaglie mi stanno rovinando tutta la macchina. Ma no, è per farlo uscire, un trucco. Ragioniere, io non resisto, a vederla andare in malora così per niente. Una macchina dopo che è stata la carrozziera, non è più nuova, Ma è un'idiozia. Io non sono un migliacco, devo battermi. Bastardi, mi faccio arrestare tutti! Te lo do io il bastardo, dimmelo adesso. Settimo, che ciccione! Giovanna, a quest'ora. Che roba di propaganda per suo fratello. Queste ore di straordinario la pregherei di addebitare al partito e non a me. Vuole una tazza di camomilla? Grazie. Giovanna, Giovanna. Mi vuole aprire, scusi, sa, ho dimenticato le chiavi. Ma chi è? È il professore. Ancora in piedi? Sì. Le presento il ragionier Carini. Ciao. Ciao. Ah, ma vi conoscevate già? Sì. Ma guarda. Vuoi darmi il soprabito? Lascia, lascia, faccio io. Prego, ragioniere, faccia come se fosse a casa sua, eh. Ciao. Ciao. Conosci già il ragionier Carini? Buonasera. Buonasera, si accomodi. Volete una tazza di camomilla? Io no. Lei, ragioniere? Volentieri. Giovanna, serve a lei. Come andate a finire, poi? Hanno verbalizzato tutto, ma come al solito non se ne farà niente. L'unica grande scocciatura per la macchina. Ci vorrà un cinquantina di poco. Ah. Comunque andate così, pazienza. Grazie. Senta, Giovanna, quando ha finito, naturalmente, sarebbe così gentile di prepararmi un bagno? Sì, certo. Lo so che non è nelle sue competenze e potrebbe a rigore rifiutarsi. Ma perché ricordarglielo se poi ogni volta glielo fai fare? Ma cosa c'entra? Con permesso, io mi metterei in accappatoio. Ragioniere, lo prepariamo anche per lei? Ah, volentieri, ma non vorrei dare troppo disturbo. Con comodo, con comodo. Se permette, do un'occhiata in giro. Il piattino può lasciarlo. Ah,
È così bella questa casa. Le piace? Si è incantato. Cos'è, una scarpa? Sì. È la scarpa di un papa che ne ha fatto dono alla famiglia. Chissà quanto tempo e quanti quattrini ci saranno voluti per mettere insieme tutte queste cose. Giovanna, porti il vassoio in cucina. E si serva pure. È questo il papa della scarpa? No, è un altro papa. Tutti antenati? Sì. Giovanna, lei si affatica troppo. Ha segnato tutte le ore di straordinario. Non si preoccupi. Piuttosto vada, che la vasca sarà piena. Sì, vado. Giovanna, se avesse visto questa mattina come ci siamo battuti. La vita dovrebbe essere tutta così. Violenta. Pericolosa, ecco la parola. Giovanna, occhio nudo non si vede. Ma sono tutto pugni e schiaffi. Sono tutto indolenzito. La smetto un momento di battere. Giovanna, mi dia la mano. Io la bacio. Non la ritragga. Non che lei non abbia la libertà o il diritto, ma... Giovanna, posso adagiare la mia testa sulla sua spalla? Professore, se non si sbriga, si non darà il bagno. Giovanna, non potrebbe venire a grattarmi la schiena? Lo so che non è nelle sue competenze. Vada, professore. Vado, vado. La macchina. Giovanna, la smetta, la smetta! Lo sai cosa fanno mia sorella e ragioniere di là? Si baciano. Si baciano, qui non posso. Perché non potremmo farla anche noi? Avanti, venga qua, mi dica cosa vuole, cosa vuole. Tutto io glielo darò. Cosa vuole? Vuole questo libro? 10 libri, vuole la biblioteca, cosa? Vuole questo barometro? Ma badi, non in prestito, il regalo. Vuole questo calamaio antico, cosa vuole? Avanti, mi dica cosa vuole, cosa vuole? Vuole del denaro? Io glielo darò. Giovanni, io potrei anche licenziarla, sa? Giovanni, io mi metto in ginocchio davanti a lei. Io le bacio le scarpe, Giovanni. Vada via, pagliaccio. Pagliaccio a me? Ma come si permette? Senti, Giovanna mi avrà preparato il bagno. Vai, ti aspetto in camera mia. Faccio presto. Dormirò sol sotto la volta nera. Dormirò sol là nella
portiere. Mi apra. Ma cosa è successo? Mi apra! Mi apra! Mi apra! Mi apra, mi dia almeno il tempo. Mi apra! Ma cosa succede? Che c'è? Se è successa una disgrazia, me lo dica nel più breve tempo possibile. Non mi faccia sospirare. Idea. Cosa c'è da ridere? Cosa c'è? Giovanna? Giovanna? C'è ragioniere. Ha paura di compromettersi. Giovanna? Giovanna, dove sei? Ma dov'è questo bagno? Sono io, ragioniere. Giovanna, sei a bottoni, si nasconde. E dove? Nello scarico. Giovanna, non mi rovini, non mi umili davanti al suo materno. Ma cosa vuole, ragioniere? È che non trovi il bagno, se me lo indicasse. È al mezzanino. Glielo indico io. Ma lei è pazza, Giovanna. Ma forse è meglio che mi rivolga a Giovanna. Solo che non vedo neanche lei. Sono qui. Giovanna, non vada, la scongiuro. Ti faccio strada. Senti. Non azzardarti più, sai. E non guardarmi come un imbecille. È la prima volta che mi vedi? Guarda, Giovanna, che in definitiva, a sbagliare sei tu, sai, non sono mica io. Perché non hai capito che non puoi permetterti di fare i tuoi comodi. Non hai niente al sole, devi vivere del tuo lavoro. Se passi per una che la dà via, non troverai più un cane che ti sposa. Perché non mi sposi tu? Sono? Sono le 5. È ora che tu vada, non vorrei che ti vedessi. Ah, sì. Ci vediamo domani? Tanto vieni qui, no? Sì. Va bene, allora ci vedremo. Adesso vai, non farti sentire. Beh, ti senti ritornare a casa da sola? Sì, certo. Mi raccomando, riservatezza assoluta. Scusa, sai, ma... mi pare sia stato deciso di comune accordo. Libera tu, libera io. Ma questo non significa... Ho capito.
Via libera. E nasce dall'esigenza di rompere quell'immobilismo ventennale che i due blocchi tradizionali, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, dal governo e dall'opposizione hanno imposto alla società italiana. L'autunno, infatti, ha visto l'unificazione di tutti i socialisti italiani e la Costituente ha aperto a tutte le masse la proposta di sinistra che, come le norme statutarie recentemente sanciscono, opererà garantendo alle minoranze il rispetto delle idee e la libertà d'opinione. Grazie. Sarà un telegramma della segreteria nazionale. Qui bisogna limitare la durata dell'intervento prima che saltiamo il pranzo. Carissimi congressisti, fra 3 minuti una bomba orologeria farà saltare la sezione e tutti voi. Vai, via, fuori! Mettami intorno a scherzo. Uno scherzo da prego. Chi poi sei venuto in mente? Bravo, dai, tutti insieme. Andatela giù. Oh, andatela giù. Ma cos'è che questa? Dai, vieni così, vieni. Dai, avanti, vai. A sinistra, a sinistra. Dai, a sinistra. Bene, bene, vai, vai. Cosa aspetta? È un vecchio trucco, se rispondiamoci bloccano la linea. Ma è già bloccata, se suona. Aspettiamo, smetterà di suonare? Non risponde, rinuncia? È possibile che non ci sia nessuno. Non avrà sbagliato numero? Ah, deve essere mia moglie. Che moglie? Ma sono sicuro. È meglio aspettare. Pronto, pronto. Dai qua. Pronto. Gordini, ma non ti risponde mai la sagrestia? Andiamo di là, la finestra è sulla strada. Campanaro! Cosa avete fatto? Padre, venga di là alla finestra. C'è un ferito? Su, andiamo in campo. Dai, non spingere. Alla finestra, Adriano! Andiamo dal cappuccino. Ma quale cappuccino? Su, forza, vieni con te. Glielo dica lei di non fare il fesso. Pronto? 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 Ma non ti vedo. Figliolo, a dire il vero, la situazione non mi ha ancora stringa, stringa, padre. Chiara. Il tempo sta per scadere. Su, figliolo, in nome di Dio devo essere sincero. Lasciami. Io non ho ancora ben capito la situazione. Eppure ti chiedo di parlare. Se hai il dono della parola, ti chiedo di parlare. Che qui c'è un gran scompiglio di anime, molta miseria di grazia. Sta parlando? Sì, sì. Una voce. Dio l'ha illuminata. Dov'è la bomba? Ti abbiamo sentito. Ma sai, calma. Lo sai che è proibito telefonare dal collegio? Lo sai o non lo sai? Sì, padre. Parla, fatti sentire, fascista. Che venga un accidente a te e a quella puttana di tua madre. Ma via, lasci, via, qua. La dite. La mamma non è via, mandi via. La mamma è un giglio. Un giglio. E naturalmente sarà un'interurbana. Che se non ti avessi scoperto ti saresti ben guardato dall'informare la segreteria. Se lui crede di risolvere la situazione, gli spiriti santi. Era meglio che portava l'olio santo. A chi telefoni? Eh? A casa. Tutti a casa. Vediamo. Ha un improp del penitente. Perché poi noi lo possiamo sentire. Sono Vittorio. È tuo fratello. Sei tu o non sei tu? Dillo almeno a me, a tuo fratello. Fra quanto scoppierà? Rischiamo di saltare. Sono nell'ufficio del ragioniere, sono al sicuro qui.
Ho il tempo di parlare. Telefonare sì, sì. Fratello Vittorio, lo conosco. Dai. Il socialista. Il punto è che non è qui che vanno messe le bombe. I vostri veri nemici, quelli a cui potreste veramente rompere le scatole, sono i comunisti. Posso continuare? Sì. Cioè l'opposizione ufficiale. Cioè l'opposizione che non ha più voglia di fare l'opposizione. Ma c'è ancora tempo. Se questa bomba qui è la stessa cosa che tu l'avessi messa sotto l'altare della patria, un luogo sbagliato. È il momento di far quattro chiacchiere. Ma guarda come la fa lunga. Cosa ti costa dirmi dove hai messo questa benedetta bomba? Noi siamo già morti, che bisogno c'è che tu ci ammazzi un'altra volta? Fai saltare una cellula comunista. E allora sarete voi a rappresentare l'unica pericolosa opposizione. È nel cesso. Alleluia. Andiamo di là. Alleluia. Assolvo voi, peccati, svegli! Ma qui non si resiste! Marina e Lauretta Malvezzi. Va bene. Quante sono? 232. Mica male, no? Continui pure. Bene. Care ziette, come state? Ciao, Vittorino. Caro ragazzo, che bravo. Dunque, eccomi qua. Sono a vostra disposizione. In poche parole, oggi siamo passati in curia e abbiamo riparlato per scrupolo con Sua Eccellenza. La farsa. Vittorio, ti devi rassegnare. Noi non possiamo votare non per te. Non possiamo. La farsa, bella e buona. Comunque, ziette care, voi non potete un giorno essere d'accordo e un altro no. Perché io faccio una lista di preferenze. E se mi dite di sì, io conto anche sul vostro voto, capito? Se poi invece non votate per me, io me la prendo nelle reni, capito o no? Ecco. Io non posso star dietro ai vostri scrupoli quotidiani. Qui nessuno è indispensabile, quindi ditemelo subito. O sì o no e facciamola finita. Ma te l'abbiamo già detto. Tu non lo sai, fanciullo. Non te l'han detto ancora. Cosa c'entra già cosa adesso? È assai lungo il cammino, la vita di un'ora. E prima in me di giungere al cuore agognato, avrai le mani lacere e il viso insanguinato. E dalle, continua, eh. Che dovrai sopportare l'abuso e l'affronto. E oggi si chiama Aurora. E domani il tramonto, tramonto, sì. Tramonto, sì, tramonto. Annetta, versami un bicchiere di vino. Grazie, cara. Cos'hai anche tu? Piangi? È che vorrebbe anche lei che tu la liberassi. Cosa, cosa? Come veri Dio, se non voti per me io ti licenzio. Ma cosa c'è? Avete montato la testa anche lei? Altro che libertà e libertà. Guardi, io ti butto fuori, ti avverto, sai? Ma non hai proprio nessuna pietà. Ma che pietà d'Egitto? Ma no, scherzavo, non avere paura. Non ho mai licenziato nessuno. Vai, vai, su. Dio, che fatica. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Vittorio, sbrigati a mangiare, devi ancora vestirti. No, io vengo così. Tu metti lo smoking o vai in loggione. Mi hai convinte? Ma che? Dovrei impaurirle, ricattarle. Ma poi si sa. Che mi scoccia maledettamente perdere i vostri voti. Di due zie che portano lo stesso nome di mia madre. Ma volete capirlo che ci sarò io sulla sedia su cui mi eleggerete? Io, col vostro stesso sangue, io con 35 anni di vita alle spalle che non posso che tranquillizzarvi. Io e non il partito, non l'idea. Perché non ci sono più partiti, non ci sono più idee. Annetta. Perché le cose resteranno esattamente come sono, ziette care. Cosa aspetti a portare questo secondo? Ma basta che leggiate alla Popolare un progresso per capire che anche il Papa è molto più a sinistra di noi. Povero figlio. Perché non avete ancora capito. La Vittorio, ma è scocciato. Certo. Qui sto buttando le perle ai porci. Grazie, molto gentile. Perché non ti fai aiutare da Giovanna? No, Giovanna non deve servire. È una segretaria, non una cameriera. Ma se l'ha sempre fatto. Ma è un abuso. Parla, parla, che hai la bocca. Ma possiamo dare una mano noi? No, voi dovete darmi il voto e basta. Comunque io vado a cambiarmi, non ho più fame. Ne vuoi un po'? Certe cose. Sì, grazie. Giovanna è una segretaria, non una cameriera. È una segretaria, non una cameriera! Vuoi che ti aiuti? Thank you.
ho già le scatole piene. Perché poi non diamo questo palco in affitto? La città è piena di cafoni che non desidererebbero altro. E almeno ci tireremo fuori qualcosa. Tu saresti il primo a non starci. Vittorino. Sono incinta. Di Carlo. In questo momento, poi, con tutto il da fare che ho, doveva capitarmi anche questo, poi da sola. Perché non mi aiuti tu a trovare un sistema? Ma io non saprei da che parte farmi. Non mi è mai capitata un'esperienza simile. Basterebbe fare qualche telefonata, si arriva subito alla persona adatta. È roba da uomini, no? Ci pensi Carlo, se è stato lui. Oh, bella. Ma lui non vuole, furbo. E io che glielo sono andata a dire. Cambia discorso, parla di pericoli, rimanda. Ma sbaglia se crede di incastrarmi. Che ruffiano di ragioniere che fa persino i conti sulla pancia degli altri. Conta pure su di me, ma non farmi prendere iniziative. Ah, che bel discorso. Come al solito dovrò arrangiarmi da sola. Evita la città. Prendo quello che trovo, caro mio. Ne mangi ancora? No, no. Senti, piuttosto dovrei parlarti. Va bene. Vieni, vieni a sederti. Ne vuoi? No, grazie. Succede? Oh, guarda, che io ti parlo chiaro e tondo, è perché penso che ormai tra di noi sia una cosa superata e possiamo trattarci da amici. Succede che Elena è rimasta incinta e che vorrebbe abortire e che io sono contrario. Mi spiego. Tu stai dietro a Elena tutto il giorno. Prendi le sue telefonate, guardi la posta, fissi gli appuntamenti. Insomma, ti chiederei di farle un po' la guardia per sapere sempre cosa hai in testa. Ma tu di Elena in sostanza te ne freghi. Dimmi pure la verità, sai, che non cambia niente. Pensala come vuoi, ma Elena mi piace. Certo. Se non avessi i soldi che ha, forse non mi farebbe né caldo né freddo. Certo. Mi piace con tutti i suoi soldi, ma mi piace. Mi piace così com'è, ecco. Cioè, non è che io ami i suoi soldi e non lei. Amo le due cose assieme, che poi non è neanche l'espressione esatta. Allora, mi dai una mano? Oh, è sottinteso che per un servizio del genere non rimarrei mani vuote. È proprio quello che stavo per dirti. Tu sai che vado a letto con Vittorio, solo che lui ha una grande paura che possa capitarmi quello che per esempio è capitato a Elena. E naturalmente fa tutto il possibile per evitarlo. Insomma, per parlare chiaro, se tu vuoi farti sposare da Elena perché aspetta un figlio, anch'io voglio farmi sposare da Vittorio. Per questo tu devi fare in modo che io abbia un figlio. Mi sembra di stare a giocare. Ma in due va tutta puttane. E allora perché tu e non io? Ma perché l'idea è stata mia. Peggio per te che me l'hai raccontata. Uffa, Giovanna. Ammettiamo che tu oggi non sia in giornata. Dobbiamo ricominciare domani. Perché io domani non devo stare di guardia a Elena? Cos'hai?
Dai, tirati su, vestiti, che devono essere loro. Dai, fa presto. Basterebbe che non mi rivestissi e tutto il tuo piano, eh? Il nostro piano. Cosa vuoi che mi importi? Ma tu saresti anche capace di rompermi la testa per uno scherzo del genere. In ogni caso non servirebbe farmi tornare con te. E che ti vuole? C'è la luce accesa. Giovanna e il ragioniere staranno ancora lavorando. Da quando ti sei messo in politica, le bollette della luce e del telefono sono raddoppiate. Chiudi le persiane. Ma qui è chiuso. Alcuni funzionari della Marina hanno detto che il disastro è stato probabilmente provocato dai gas di scarico di... Salve. Come mai la porta era chiusa? Non mi pare. Ma sì, era chiusa. Ma no. Ma... come mai così presto? Oh, una noia. Mi dia il giornale. Allora? Cosa c'era alla porta? Ma era chiusa. Si è incantata la serratura. Beh, io vado, vieni su. Incendi, altre... Buonanotte. Buonanotte. In effetti, buonanotte. Non ti si poteva rendere ragione di come un serbatoio di carburante supplementare caduto accidentalmente dalla... Andiamo a letto anche noi? Pronto? Di a me. Pronto? Vada via. Le lascio la tazzina. Vada via, le ho detto! Sì, sì, ma che ore sono adesso? Si siede, Giovanna, si accomodi pure. E si serve anche lei, naturalmente. Grazie. Vittorio, vieni qui. Elena è fuori dalla grazia di Dio. Me ne sono accorta. Ho paura che ci siamo vicini. Hai guardato la sua agenda? Sì, ma non ho trovato niente di particolare. Ragioniere, io cambio giacca e andiamo. I fucili sono già in macchina. Intanto, se non le dispiace, la tiri fuori dal garage. Senti, ti chiamo dal tiro. Oppure tu chiamami là se ti manda fuori. Capito? Mi ha messo in libertà. Comunque resta il più possibile in casa. Va bene. Ciao. Pronto? Pronto, c'è il professor Valle. Il professore sta visitando. Gli dica da parte della signorina Gordini. Ma signorina, le avevo detto di non telefonare nelle ore di visita. Lo so, ma non mi sento bene. Potrei anticipare un po'? Prima delle 6 non posso. Su, si faccia coraggio e prenda un calmante. Arrivederla.
Esiste da 30 anni e nessuno se n'era mai occupato, finché lei poi lo saprà. È successo quell'incidente di quel pazzo, che invece di sparare agli uccelli ha sparato ai cacciatori. Mi ricordo bene. Allora certi giornali comunisti hanno montato la cosa. È intervenuta la società protettrice degli animali, fotografie di uccelli morti, accuse di barbarie, eccetera, eccetera. Insomma, i soci sono preoccupati e vogliono qualcuno che offra loro delle garanzie. Già. Pronto? È per lei. Ah, grazie. Pronto? Sta per andare dal professor Valla. L'indirizzo è... Dimmelo pure. Più di 400. La realtà è che il comune ha rilasciato 3.000 licenze di caccia e quest'anno saranno ancora... D'accordo. Ti ringrazio di tutto, ciao. Io vado via. La caccia piace. Ti trova a casa? Che ne dicano quelle mezze cartucce della protezione. E poi, signor Conte, non c'è bisogno che lei lo scriva sul programma elettorale. Scusate, torno subito. Ma dove va? Con permesso. Pronti? Pronto. Pull! Pronto? Pronti? Pronto? Pronti? Pronto? Ma senti, tu devi essere trattato qui molto bene. Ho dato una mancia al portiere, un'altra all'infermiere. Ho regalato un bel libro al rettore. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi se sono venuto a disturbarla, ma si tratta di una cosa di una certa gravità. Ciao, Gordini. Ciao. Quello è un cinese. Si tratta un cinese? Di sua sorella. Ma che cosa dici? Ma quello è un europeo? È di razza ariana. Ma chissà. Che cosa ti insegnano a scuola? È un comunista cinese. Un comunista? In un collegio così per bene? Ma robe dell'altro mondo? Se ciò risponde verità, io parlerò con il rettore e ti riprendo a casa. Subito, subito. Come va la scuola? Io che in cuor mio? Non trovo ragioni perché non fosse vergine. Deve andare bene, ma sai, senza studio non si combina niente di buono. E la pagina... Si fa così non risolviamo mica niente, sai? Sì. Qual è? Ha ragione. Andiamo? Ma come francese? Applica tutto. Il permesso? Se aspettiamo il permesso. Otterrai dei buoni voti? Sì. Ma bisogna mettersi di buona volontà, perché dire solo speriamo non si riesce a... Mi preceda. Vorrei impedire a mia sorella di rovinarsi del tutto. Perché tu ti rovini. Ti rovini! Io non mi rovino. Io mi salvo. Senti, Camillo, adesso non c'è tempo di spiegartelo. Per favore, vai via, vai via, vai via! Chi ti ha mandato? Dai, tira fuori. Il ragionier Carini. Il padre, lui, scemo. E vuol tenere il figlio soltanto per costringermi a sposarlo. Svegliati, idiota! E cosa c'è di male? Mi pare che sia una buona riparazione per salvare la faccia. Ma cosa salvo, eh? Il ragioniere è entrato qui dentro e si è affezionato a questa casa e a tutto quello che le viene dietro. Ha tutto il diritto di migliorarsi, ma non a mie spese. Allora, cosa l'hai detto? Com'è andata? Sei stata tu? No, no. Sei stato tu? No, no! Sei stato tu? No, 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 no! Ciao. Carlo! Finalmente sei tornato tra noi. Come stai? Sei stato tu? No!
Dai, su, vieni. Che farai? Dio me lo dirà. Non te l'ha ancora detto? È in anticipo. Valli a dire, devi passare fra mezz'ora. Chi è? Sono venuto a riprendere la signorina. Dice il professore, devi passare tra mezz'ora. Come? Ripassare tra... Un momento, scusi, ma dove va? Professore! Cosa c'è? Stava per perdere loro. Perché non sanno quello che si fanno. Metta via i ferri. Gesù, d'amore, Gesù, non ti avessi mai offeso. Oh mio caro, ponti su con la vostra sentenza. L'avete già fatto o no? Ehi, di, sei sorda? Ma no, no. Attenta a quello che dici. Sì. La sua apparizione, padre, è stata per me la mia Damasco. Di questo ringraziamo il Signore. Reverendo, vorrei confessarmi. Anch'io, reverendo padre, di tutto. A lei non si confessa? Non ho niente da perdere. Il suo perdono, padre, mi ha folgorato. Tanto che vorrei tangibilmente dimostrarle la mia eterna riconoscenza con un'offerta per la sua parrocchia. Senti, Elena si sta svegliando, io le parlerò più tardi, non voglio restare. Tu intanto cerca di calmare, tu che trovi sempre le parole adatte, eh? Intanto prega per lei. Certo, certo. Professore, vorrei dire due parole. Mi dica. Stia attento a quello che fa, perché io non credo come reverenda a queste pagliacciate. Il suo futuro professionale non mi interessa. Comunque, qualunque cosa possa ancora succedere alla signorina Gordini, io la manderò sotto processo. Anche se lei ne fosse completamente estranea, capito? È un'altra cosa, mi restituisca i soldi che le ha dato. Ma non li ho con me. Allora mi dia un assegno. Adesso cosa facciamo? Facciamo tutto quello che dice il reverendo. Sì, ma io voglio essere pagata, eh. Primi posti, sì. Ma senta, può tenermi questi due fucili? Sì. Grazie. Ecco. Ecco. Grazie. Prego. Vorrei vedere le loro facce quando leggeranno... E la mia sete aumentava sempre più, invece di placarsi. Mi buttavo sul corpo compiacente di mia sorella. Hai delle noccioline? Sì. Come se fosse quello di un nemico da sbranare, senza mai essere soddisfatto dall'amplesso. Grazie. Scritto bene, no? No, basta. Sei peggio di loro. Cosa vuoi? Quanto vuoi per distruggere questa? Quanto? Ma non a prezzo. Secondo te dovrei rinunciare non solo ai soldi, ma al successo. Senti! Sì, l'annunzio. Senti. L'annunzio. Un biscotto minore. Un pacchetto di noccioline. Minore, sì. Vedi, siamo di fronte ad un processo involutivo, no? Perché lui una volta... L'ironia, ecco, perché aveva questa posizione critica, così... Ma quello lì è sparito, no? È caduto. Sì, perché non aveva questa posizione critica di fronte alla realtà, no? Perché lui... Mi fa pensare che il mio romanzo ne avrà molto, e sai che sono vantoso. Allora, quanto vuoi? Cesare Ceccarini. Piero Zion. Carla Marzari. Non si sarà mica suicidata. Sì, per farti dispetto. Adamo Lerici, Giorgio Franconi, Annibale Lucci, Giuseppe Frapponi. C'è Vittorio. Buonasera. Sera. Cosa fate? Hai il conteggio delle preferenze. Non avete per caso visto Elena? Eh? Noi no. Non ha lasciato detto? Non no. Ha telefonato? No. Si può cenare? Sì, è pronto. Io però non ho fame. Volete farmi compagnia? Volentieri. Lasci stare. Grazie. Mi è venuto in mente che nel calcolo delle preferenze, ben inteso, bisogna contare anche noi due.
Noi tre? Se l'hai ricordato? Sì, certo. Poi io trovo che sia legittimo che io voti per me stesso. Le pare? Fanno tutti così. Ah. Lei si mette al mio posto, io non mangio. Lì prepari per Giovanna. E qui ci sta Elena se ritorna. Ah, per inciso, avete letto i giornali della sera? Sì, ho dato una scorsa. Ha trovato disgrazie? Scandali? No, non di nuovi. Pronto? Sei tu? Te la sei data gambe, eh? Cretino! È ubriaco. Completamente. E adesso? Adesso me la vado a sbattere la testa! Perché non mi hai telefonato? Guarda che... Perché non mi hai telefonato? Guarda che io ti ho telefonato. No, non è vero! Sono stata in casa fino alle 6 e tu non mi hai chiamato! Adesso Carlo ha impaurito tutti! Il professore mi supplica di non rovinarlo, il prete mi vuole redimere! Non ho chiuso, Vittorino, ho chiuso! Calma. È tutto perché tu sei un fesso, un impotente, un buona nulla! Caccia via quei due prima che torni a casa, altrimenti vai a te! Siediti, mangiamo. Dove sono le chiavi della macchina? Sulla scrivania dello studio. Vorrei ricordarle, ragioniere, che quando si usa la roba degli altri bisogna chiedere il permesso. È una norma di educazione elementare se non gliel'avessero mai insegnato. Qui mi pare che si stia approfittando un po' troppo della liberalità dei padroni. Una volta il professore mi aveva detto che avrei potuto usarla quando ne avessi avuto bisogno. Una volta? Oli, moli! Adesso lo ritiro questo permesso, non posso. Mi sono forse impegnato per iscritto. Un'altra cosa, qui tutti hanno la chiave d'ingresso, ma cos'è? Esiste un campanello funzionante per essere usato. Quindi entro domani mattina voglio che tutte le chiavi vengano consegnate. Le consiglierei, professore, di mettere anche il lucchetto al telefono. Il suo spirito è fuori luogo. E mi permetto di suggerirle, caro ragioniere, che a questo punto un uomo con un minimo di dignità non continuerebbe a mangiare come fa lei nel mio piatto. Forse vuole anche dispensarmi dal lavoro? O questo no? Perché non saprebbe dove sbattere la testa. Qualsiasi cosa le dico faccia dimostra il suo diploma. La dispenso dal continuare a lavorare per me. E non si preoccupi del ben servito. L'avrà. Giovanni, io riconosco di esserti molto attaccato. Purtroppo, come un fulmine a ciel sereno, cos'è, cosa non è, sono sorte delle difficoltà più grandi di noi. Quali? Beh, inutile parlarne. Ci sono, dal momento che se anche volessimo noi non potremo più mantenere quella distanza, quei rapporti esclusivamente di lavoro che esistevano prima, io credo che la cosa migliore sia quella di separarci. Naturalmente avrei un'ottima liquidazione, più consistente di quella che darò alla ragioniera. E potrei sempre contare su questa casa ogni volta che avrei bisogno di raccomandazioni, di aiuto o protezioni di qualsiasi genere. Più di così. Se non è giusto, dillo. A me pare giusto. È giusto. Non discuto. Soltanto che questo discorso starebbe in piedi se tu me lo avessi fatto anche solo poche settimane fa. E perché? Perché temo di essere incinta. Temi o sei? Sono. Allora, mi vuoi o non mi vuoi sposare? Se ti liberi del figlio. Ma se mi libero, non ti sposo neanche per sogno. Ti sposerei proprio perché ce l'ho il figlio, non posso levarlo di mezzo. Ma se vuoi puoi ancora farlo. No, troppa gente sa già che lo sto aspettando. Poi tu non conosci il ragioniere. Bastava dirlo prima, una scappata in Svizzera, un weekend ed era tutto a posto. Va bene, avrei dovuto pensarci, ma non ci ho pensato. Che ti importa, Furio, che il figlio sia tuo o non tuo? Io ti assicuro che tu non dovrai occupartene mai. Viviamo in una città di 50.000 abitanti. Subito la gente nota quando un figlio non assomiglia a suo padre. È la prima cosa che guarda. Se vuoi posso sposarti dopo che è nato. Un anno, sì, due. Sì, ho capito. Arrivederci.
Ehi, vieni fuori. Alzati. Ma cos'è? Alzati, alzati! Ma di sei matto? Ti ho detto di alzarti, alzati, ubbidisci! Momento, lasciami almeno prendere la vettaglia. Cammina, fai presto, fai presto! Ma cosa? Cammina! Ma cosa fuori di qui, fuori di qui! Ma sei matto, ma sei proprio matto, sai? In questo palazzo c'è il quartiere padronale e quello di servizio. Non li confonda più, eh! Ma dove andiamo? È così che li hai mandati via? Ho freddo, sono senza caldo! Adesso vi sistemo io per tutti, tu per primo! Qui bisogna correre ai ripari, subito! D'accordo, Elena, ma non ne potremo parlare domani. Di giorno non si può mai parlare, ci sono sempre quei due fra i piedi. E poi adesso io non lo sono. Ma lo sono io. Non me ne importa. Ma queste sono le mie preferenze. Lascia stare le preferenze adesso. Questo è per te. E poi senti, vuoi o non vuoi piantarla di portartela a letto? Non ne basta uno? Se non lo fai più che subito tu, la caccio via io. Sì, sì, ma dammi un po' di tempo. Non c'è più tempo, non c'è più tempo, non c'è più tempo! Comunque non è per questo che ti ho svegliato. Qui bisogna fare un inventario di tutto quello che c'è in casa, subito! Ma dì, sei matta? E poi è un lavoro noiosissimo, interminabile. Proprio una cosa che potrebbero fare loro. Ma è proprio per loro che voglio farlo, imbecille. E tu vorresti farlo fare a loro. Pericolo di seppellire i morti. Smettila con quella palla. Trattamento degli annegati. Il Concilio di Pistoia. 10 volumi. Storia della Cina. Le speranze d'Italia. Chimica per le donne. Dai qua. Marco Tullio Cicerone. Opera omnia ad usum delfini. 1, 2, 3, 4. Il Vittorioso, annata 1937. Ehi, dormi. Fammi riposare un pochino adesso. Giù lì, rompiscatole. Proprio come parlare un cane. Ecco il campione, vedi? Vedi, guarda. Non si stanchi troppo, professore. Vada, vada, che la raggiungo. Buongiorno, buongiorno ragioniere. Io che non ho mai creduto nell'amore e a niente che... Agitarti, calmati. Mi pare di fare da solo.
Cosa vuoi? No, 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 con me non attacca, sai. Io non sono mica Camillo o Vittorio. E il tuo modo di fare mi lascia completamente indifferente, capito? Vedrai come ti farò filare. Guarda che io non mi faccio mica ricattare da un cane. Però, rompiti il collo. Buongiorno, signor Conte. Buongiorno. Una bella faticata, eh? Qui devo andare giù tutto. Ah, come mi sento in forma. È fuori dubbio che io abbia usato tutte le precauzioni possibili perché lei non si trovasse in questa situazione. D'accordo, gli esami le danno ragione. Comunque vuole tenere il figlio. È dir poco che prova affetto per Giovanna. Ma sono combattuto, molto combattuto. Afferra? Sto per diventare un uomo pubblico. Insomma, non è questo il momento per un matrimonio. E perché si dovrebbe sposare, scusi? Chi la obbliga? Ma... Giovanni è maggiorenne, la legge non la tutela più. Professore, se mi dai in mano una cosa, sistemo tutto io. No, per amor di Dio. Ritornando al matrimonio. Se questa benedetta ragazza deve sposarsi, perché deve sposarsi... Ci sarà pure qualcuno che non sia io disposto a sposarla. Lei, ragioniere, che ha un grande senso pratico. Sono sicuro che se ci penso un momento... C'è una parola. Ragioniere. Anzi, prima di tutto, diamoceli tu, d'accordo? Ti ringrazio. Piacere mio. Ecco, tu per esempio potresti essere un ottimo marito per Giovanna. Non offenderti, perché no? In fondo siete ragionieri tutti e due amanti del lavoro, con gli stessi problemi. Ho saputo che c'era stata persino una piccola relazione tra di voi. Beh, una cosa studentesca, ecco. Sì, ma... Dunque io credo che con un po' di buona volontà si possono trovare le condizioni. Ed è ovvio che se tu accettassi, oltre a poter contare sulla mia protezione incondizionata, troveresti un bel po' di milioni netti. E guarda, a questo punto sarei anche disposta a passarti l'assessorato. È tardi. Come? Perché? Anche se tu volessi, l'assessorato passerebbe comunque a un consigliere eletto. Sposa Giovanna, su. Guarda, sono sicuro che è una donna che fa la fortuna di chi la sposa. Anche la tua. Ma per me è diverso. Comunque, io sono già impegnato. Ma dico, non ti illuderai mica che Elena ti sposi? Me l'ha confermato proprio stamattina. E cosa mi lasci parlare a fare, allora? Sì, sarà una debacle. No, no, questo ti sembra benissimo. Da un'occhiata. Sembra che ci sia abbastanza gente, eh? Sì. È strano, non c'è una seggiola vuota. Beh, ci saranno un 300-400 persone, eh? Sentite, vogliamo andare? Cosa direi? Allora io annuncio. Tu sta calmo, sì. In bocca al lupo. Il compagno professor Vittorio Gordini. Grazie. Amici e compagni, siamo alla vigilia delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e Provinciale. Dunque, una partita che ci riguarda personalmente. Una cosa nostra, cittadina, dove il conflitto cino-sovietico, cino-americano, o franco-americano, arabo-israeliano e via dicendo, diventano temporaneamente dei problemi secondari, perché vi emergono come reali protagonisti i nostri problemi locali. La nostra disoccupazione, la municipalizzazione delle nostre farmacie, la...
la costruzione di nuovi ospedali per noi, di giardini pubblici per i nostri figli, lo sblocco di una nostra crisi edilizia. Dunque la cittadinanza per prima cosa deve preoccuparsi di sapere chi saranno le persone preposte a questi incarichi e deve conoscerle, deve ottenere delle garanzie. Dico questo perché la mia candidatura è stata il bersaglio fisso di quasi tutta la stampa cittadina. La destra in sostanza mi rimprovera di aver tradito la mia classe d'origine e l'estrema sinistra di tradire la classe che ho scelto di rappresentare. Questa situazione mi costringe oggi a contestare in questa sede le più pesanti accuse che mi sono state mosse in questi ultimi mesi. La più frequente di queste accuse è di aver cambiato partito ad ogni cambio di stagione. Senza aver mai svolto una vera e propria attività politica, io ho simpatizzato per la Democrazia Cristiana, Partito Socialdemocratico, Partito Comunista, Partito Repubblicano e Partito Socialista. A parte l'incauta, ma breve, parentesi comunista, interrotta sdegnosamente per i tragici fatti d'Ungheria, io sono passato attraverso tutti e quattro i partiti del centro-sinistra. Questa disinvolta disponibilità politica, comune del resto a tanti altri italiani, non è evidentemente un indice di leggerezza morale, ma la migliore garanzia che il centro-sinistra non è soltanto una coalizione politica d'emergenza, ma un'alleanza che era già in cammino molto tempo fa e che doveva inesorabilmente realizzarsi. Cioè che questi quattro partiti che la costituiscono, anche quando esprimevano una linea politica divergente, di fatto erano già destinati a convergere tra di loro. Perché ognuno dei quattro completa e viene completato dagli altri tre. Perché ciò che respinge uno accolgono gli altri e viceversa. Perché almeno in uno dei quattro c'è posto per il cattolico e per il laico, per il povero e per il povero, cioè per il giovane per il vecchio, per il povero e per il ricco. Insomma, io credo che questa quadruplice alleanza rappresenti degnamente l'Italia, cioè rappresenti la maggioranza del popolo italiano. I miei denigratori hanno avuto il pessimo gusto di fare degli apprezzamenti chiaramente derisori anche sul mio futuro matrimonio. Evidentemente si speravano di farmi vergognare e di convincermi a rientrare nei ranghi. E invece hanno tenuto proprio il contrario, perché io sono uno di quei pochi illusi che ha ancora fiducia che un uomo possa cambiare, che possa essere diverso da come è nato, da come è stato educato. Mi spiego. In una città di provincia non si può negare che spesso il matrimonio è considerato un vero e proprio affare. Ebbene, quale prova migliore del mio futuro matrimonio che le mie mani sono pulite? Io sposo una socialista. Sì, e ne sono fiero. Sposo una proletaria socialista, una di voi. Non è la prova migliore che io sto dalla parte del popolo, che io sono un autentico democratico? Non...